conosco Romana, ma che ci dovrebbe stare molto a cuore perché dissemina tutti questo tipo di domus, disseminato tutto il nostro territorio. E infatti noi facciamo un esempio qui che sono appunto dai bagni della Regina Giovanna, dai bagni della Regina Giovanna fino alla villa di Poglio successiva, villa di Tiberio a Capri, Pausilicon a Napoli. La villa marittima è affascinante prima di tutto perché è un po' celata, nel senso non è del tutto portata alla luce come sono le grandi domus romane che possiamo trovare altrove, ma è formata più o meno di due tipi di situazioni, una villa che in effetti è rustica e una villa che in effetti è urbana. Ora passo la parola a Lucio Esposito che in effetti ci farà fare questa bella passeggiata in questo nostro territorio.